Il primo filatoio senz'altro idraulico è all'inizio del Cinquecento e sono degli imprenditori che vengono da fuori, da Norimberga, i Verleger, e poi piano piano nel corso appunto del Cinquecento e poi del Seicento abbiamo tutta una serie di filatoi, decine e decine, sulle tre rogge esistenti che si dipanavano dal torrente Leno. E nel corso del Settecento, il secolo d'oro, insomma, per i filati di Rovereto, Rovereto esportava in tutti i mercati allora conosciuti. La seta di Rovereto era famosa in tutta Europa. I mercati dove era particolarmente richiesta erano soprattutto i mercati tedeschi, i mercati della Germania e il mercato ovviamente di Vienna. Dobbiamo immaginare queste migliaia di rocchetti e di aspi che si muovono contemporaneamente, dando anche un'impressione dal punto di vista meccanico incredibile, perché dobbiamo immaginare cinque piani con migliaia di rocchetti, aspi che si svolgono, si riavvolgono, si snodano di nuovo, vengono ritorti in un senso, poi in un altro senso, e l'uomo sostanzialmente deve intervenire per togliere il lavoro finito, riarmare la macchina oppure riannodare e riavviare il tutto. Quando parliamo di seta parliamo di una produzione all'interno della città. Sul palazzo del comune c'è murato dentro un'asta, due aste anzi, che sono le pertiche, cioè la misurazione che veniva utilizzata per misurare le pezze di filato. Diventa una sorta di monoproduzione che segna la città. La segna dal punto di vista urbanistico, dal punto di vista demografico, dal punto di vista economico. Per cui, per esempio, nel corso dei primi 30 anni del Settecento, la popolazione raddoppia. Rovereto si è trasformata grazie ai mercanti di seta che hanno pensato di utilizzare parte del denaro che ricavavano dai loro commerci per abbellire la città. Abbiamo una circolazione di moneta che prima non c'era, abbiamo anche il primo bordello con prostitute che vengono fatte venire da Trento, il gioco dei dadi con multe connesse e anche il processo di stregoneria a Nogaredo nel 1648, che nasce proprio dal fatto di una lite in piazza per una pezza di tessuto e poi condita dalla testimonianza di qualcuno che sentiva un tramestio che fa dipendere dalla presenza del diavolo, in realtà era il funzionamento di un telaio.